Estimulamos la imaginación. Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliaccio, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia. Go back to your place! Go back to your place! In questa triste occasione dovrei fare un discorso sulla figura del passato in modo da far restare un qualche buon ricordo di lui. Amici carissimi, l'impresa è disperata. Come faccio a parlarne bene? È impossibile trovare un solo episodio in tutta la sua sgangherata esistenza. What are you trying to do? Ma in fondo è un trying to turn them against me? Oh, I say. Don't use that tone with me. You go back to your place and behave yourself. È sempre stato un buono a nulla, un pigro, ubriacone, attacca briga, scansa fatica, disonesto nel giocare, infido nelle amicizie, tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena l'ostetrica ebbe detto è un maschio. Nella sua lunga e deplorevole esistenza si è dedicato ai secchi d'acqua in faccia, uova rotta sul cranio, penne latte di sapone nella bocca. Suonava il trombone coi piedi e ballava il tango con le orecchie. Faceva ridere i bambini e piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di impartirgli una civile educazione a base di legnate sulla testa, pestate sui piedi, cazzotti sulla nuca. Ma l'Augusto Pagliaccio, ribelle a ogni consiglio, ha continuato la sua turpe carriera di grottesco ubriacone, seguitando imperterrito a dibattersi sotto una pioggia di uova marze e di schizzi d'acqua sporca, fino a crepare soffocato da un uovo distrutto che entratogli nel naso si è bloccato nella profondità della terza carotide della quarta faringe a sinistra, provocando l'arresto dei polmoni e la fuoriuscita dell'anima dall'orecchio destro. Egli non è più, per fortuna rimango io. Piangete, fratelli, se volete, per mio conto ho già pianto fin troppo quando lo dovevo sopportare al mio fianco nella pista del circo. E così sia. Dinda, Dandindo, e Fischietto non c'è! No! Thank you.
Ehi, maestro! Attacca! Conócenos. Somos maestros del espectáculo infantil en Venezuela.